Buonasera Londra, avete presente la teoria della supercompensazione per l'allenamento? Ci alleniamo, la nostra performance cala perché siamo stanchi, c'è il danno muscolare, quello che volete voi, allora ci riposiamo e torniamo più performanti, più forti di prima. Bene, la teoria della supercompensazione per quanto riguarda l'allenamento è una teoria superata. E infatti oggi non parleremo di questo, ma parleremo della vera teoria della supercompensazione, tutt'oggi ancora valida, che riguarda il glicogeno muscolare e il carico dei carboidrati. Scopriamolo! Questo video prende spunto dalla nostra rivista scientifica Science and Muscle, che analizza il carico di carboidrati su 24 atleti in una gara di bodybuilding. Se siete interessati a rimanere aggiornati e volete saperne di più, per 6,90 € al mese, ancora meno se fate l'annuale, abbiamo la nostra rivista. Ma parliamo del carico dei carboidrati. Il nostro corpo ha due riserve per quanto riguarda gli zuccheri. Uno è il fegato, dove può stoccare il glucosio come glicogeno epatico, e il fegato serve soprattutto come riserva per quanto riguarda gli organi glucosio dipendenti e il cervello. Si è visto che assumere carboidrati durante l'attività fisica migliora la performance, ma non perché i muscoli aumentano le loro riserve di glicogeno, ma semplicemente perché gli zuccheri che diamo vanno a potenziare il nostro cervello, che non ha cali di glucosio e può resistere di più allo sforzo e alla fatica. Quindi le riserve di carboidrati nel fegato non vanno a influire sulle riserve muscolari. Il glicogeno muscolare invece funziona soltanto in loco. Che cosa vuol dire? Che il muscolo diventa più ricco di glucosio sotto forma di glicogeno muscolare e lo può utilizzare non tanto per regolare la glicemia, il glicogeno non può uscire dal muscolo, e quindi soltanto durante l'attività fisica e la contrazione muscolare. Le riserve di glicogeno nei muscoli hanno una correlazione diretta con l'ipertrofia muscolare, perché sono un indice di maggior anabolismo e di minor catabolismo. Più glicogeno abbiamo nei muscoli, meno catabolismo avviene all'interno della miofibrilla. Questo perché il tessuto muscolare a riposo brucia principalmente grassi. Questi grassi, per essere ossidati, utilizzano l'ossa l'acetato derivante dai carboidrati. Se non ci sono abbastanza carboidrati, l'ossa l'acetato viene fornito dagli amminoacidi gluconeogenici. Il muscolo a riposo utilizza sempre amminoacidi ai fini di poter ossidare i grassi, ma più glicogeno ha e meno amminoacidi utilizza. Il depauperamento, quindi l'abbassamento delle riserve di glicogeno muscolare, dipendono al 95-97% dall'attività fisica. Se noi non ci alleniamo, il glicogeno tende a rimanere nei muscoli ed abbassarsi sempre di poco. Anche in una dieta chetogenica, il glicogeno all'interno del muscolo non scompare mai. Quindi per il corpo è sempre importante avere un po' di glicogeno a livello muscolare. Quello che hanno scoperto gli scienziati negli anni 70 era che depletare le scorte di glicogeno mangiando meno carboidrati e allenandosi faceva sì che nel momento in cui li rintroducevamo, il corpo, il muscolo, non aveva le stesse quantità di prima dello scarico dei carboidrati, ma una supercompensazione leggermente superiore. Questa scoperta ha iniziato a far sì che sia a livello prestativo sia a livello estetico si iniziasse a fare i giorni di scarico dei carboidrati e giorni di ricarica in cui supercompensavamo. A oggi questa pratica è stata messa un po' in discussione, perché quello che si vede è che se mangiamo cronicamente tanti carboidrati allenandoci correttamente, comunque abbiamo sempre dei livelli massimali e saturi. Quindi sembrerebbe non essere più così necessario la fase di scarico e la fase di ricarica.
rimane importante per tutti quegli sport con delle categorie di peso dove quando fai la pesata devi pesare il meno possibile e quindi ti devi liberare dell'acqua in eccesso trattenuta anche dal glicogeno, e una supercompensazione successiva, dipende poi quando fai la pesata e quando hai la gara, per riuscire poi a essere più prestativo possibile dopo aver depletato i carboidrati e quando c'è la prestazione. Un depauperamento delle riserve di glicogeno mediamente viene fatta mangiando meno di 100 grammi di carboidrati al giorno, quindi siamo in un regime semi-chetogenico. Il periodo di deplezione dipende se ci alleniamo, quanto ci alleniamo, mediamente dura 3 giorni, c'è chi lo farà soltanto di 2 giorni, chi di 4, e successivamente abbiamo una ricarica che può andare dalle 12 alle 48 ore, dove si mangiano da 7-8 grammi di carboidrati per chilogrammo di peso corporeo fino a 11-12 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Il quantitativo è soggettivo, anche perché mangiare così tanti carboidrati può dare problemi gastrointestinali ad alcuni atleti, e proprio per questo lo scarico e la ricarica di carboidrati, per esempio nel bodybuilding, non viene fatto soltanto il giorno nei giorni della competizione, ma anche nei mesi prima, per capire l'atleta come risponde e per capire il quantitativo più idoneo per quella persona, anche perché poi abbiamo un effetto rebound. Si dice che l'atleta strabocca se mangia troppi carboidrati e l'acqua che incomincia ad accumulare non è più nei muscoli trattenuta dal glicogeno, ma diventa anche sottocutanea. Per concludere il video, lasciando stare carico e scarico dei carboidrati, ricordiamoci che a livello atletico una buona quota glucidica permette di sopportare meglio la fatica. Normalmente atleti che fanno una dieta low carb chetogenica possono riferire anche di sentirsi meglio, ma hanno un più basso consumo di ossigeno a parità di potenza e quindi non riescono a esprimere il massimo del loro potenziale, e anche per questo quando si allenano dicono di sentirsi meglio. Il glucosio ha un effetto diretto sulle vie anaboliche dell'mTOR e sul catabolismo muscolare, come abbiamo visto all'inizio del video. Quindi normalmente si consiglia negli atleti di non scendere mai sotto i 250, 200, 300 grammi e, se possibile, piano piano abituarsi a mangiare una buona quota glucidica per avere una maggior pienezza muscolare e anche per riuscire appunto a sopportare meglio il dolore e lo sforzo. Il quantitativo è soggettivo, ma se noi facciamo le cose fatte bene con gradualità, ha un aumento dei carboidrati, risponde un aumento del metabolismo glucidico, impariamo ad avere maggiore affinità con il glucosio e di rimando abbiamo anche una miglior sensibilità insulinica. Un eccesso di carboidrati in un eccesso energetico causa resistenza insulinica, una loro corretta gestione causa una miglior sensibilità insulinica, quindi proprio l'opposto. Se volete saperne di più, io vi ricordo sia il nostro libro di riferimento Project Nutrition e da oggi anche la nostra rivista online mensile Science and Muscle. Date un occhio a tutti e due, ve li metto sotto nei link e noi ci vediamo con un prossimo video. A presto!